Ormai tutti quanti sappiamo che cosa significa essere resilienti. La resilienza ce l'abbiamo addirittura nel Piano Nazionale di Resilienza, eccetera, eccetera. Ma non tutte le persone conoscono un concetto gemello, ma molto più importante, il concetto di antifragilità. Ciao a tutti da Gennaro Romagnoli, psicologo psicoterapeuta, benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi ritorniamo a parlare di Nicholas Taleb, uno dei miei autori preferiti, nonché il papà di due concetti davvero bellissimi, il concetto di cigno nero e il concetto di antifragile. Dovete sapere che il lavoro di Taleb non è amato da tutti i miei colleghi, non è amato da tutti i filosofi, tuttavia ha tirato fuori in questi anni alcuni concetti davvero interessanti, perché possono aiutarci a comprendere meglio come funziona il corpo umano, la nostra mente, rispetto a molte cose che ci circondano. E il concetto principale, più interessante per chi si occupa di psicologia e di crescita personale, è il tema dell'antifragilità. Ora, che tu abbia letto il libro Antifragile, Il cigno nero, Giocati dal caso, eccetera, o meno, mi raccomando, seguimi perché i concetti, così come te li racconterò tra poco, sono nella chiave della psicologia e della crescita personale. Ebbene, partiamo dagli inizi, ma tranquilli perché non partiremo dalla notte dei tempi, ma semplicemente dal perché è stato necessario coniare un termine come antifragile, dato che nel mondo abbiamo termini come appunto resiliente, robusto, eccetera. Allora, resilienza o resiliente è un termine che abbiamo mutuato dall'ambito della meccanica e che riguarda la capacità dei materiali di ritornare alla propria forma. Quindi, se prendo un oggetto, lo storco completamente, la velocità con la quale ritorna alla forma precedente e anche la sua struttura, cioè se ritorna esattamente come prima, indica la sua resilienza. Ed è per questo che viene utilizzato in psicologia tantissimo, la capacità di rialzarci e ritornare, diciamo così, sui nostri passi. Ebbene, il concetto di antifragilità non è la stessa cosa, perché antifragile significa che un oggetto, qualcosa, un evento, un'organizzazione o un organismo, dopo aver ricevuto dello stress, degli impatti, delle vere e proprie, diciamo così, destrutturazioni, quando si ristruttura, cioè quando ritorna in piedi, diventa più forte. E si tratta di un concetto altamente controintuitivo, ma che allo stesso tempo abbiamo costantemente sotto gli occhi. Ho deciso di fare questo video perché alcuni di voi mi hanno un po' sfidato nelle domande chiedendomi: Jenna, ma cosa ce ne facciamo del concetto di antifragilità quando abbiamo già il concetto di resilienza? Ebbene, tantissimo, perché in realtà il concetto di resilienza, come spero di aver già raccontato abbastanza bene, non è propriamente la stessa cosa. Il concetto di resilienza è una specie di antifragilità 1.0. Ora, per spiegare bene questa faccenda, lasciate che vi racconti una piccola storia, una storia vera. Si tratta di un progetto che è avvenuto circa una ventina di anni fa, anche di più, nel deserto dell'Arizona. Alcuni scienziati decidono di ricreare all'interno del deserto un vero e proprio ecosistema. Lo chiameranno biosphere, sfera biologica, mettiamola così. All'interno di questa sfera gigantesca nel deserto dell'Arizona inseriscono le piante, la fauna, la flora, anche degli esseri umani, i corsi d'acqua, eccetera, eccetera, una temperatura perfetta e cercano di ricostruire un ambiente altamente funzionale in un luogo che non è altamente funzionale, appunto il deserto. Ad un certo punto di questo esperimento, però, i ricercatori si rendono conto che qualcosa sta andando profondamente storto. Si rendono conto che le piante, in particolare gli alberi, gli arbusti più grossi, non riescono mai a raggiungere una certa altezza. Quando arrivano a diventare troppo alti, cascano, cadono e iniziano a chiedersi come mai accada qualcosa del genere, come sia possibile che gli alberi, nonostante ci sia tutto perfetto, un terreno perfetto, un'atmosfera perfetta, continuassero a cascare. Iniziano a fare delle analisi, delle indagini e scoprono qualcosa di assolutamente sorprendente. Si rendono conto che manca il vento. Certo, avevano ricostruito tutta l'atmosfera, ma non erano riusciti a ricostruire tutte le correnti d'aria tipiche di un ambiente vivo. Perché il vento? Perché senza le sollecitazioni continue che questi arbusti avrebbero ricevuto dal vento,
non riuscivano a costruire quella forza necessaria per crescere grandi e forti. Ebbene, in realtà questo progetto ha avuto altri problemi, come ad esempio l'alimentazione degli esseri umani inseriti all'interno di Biosphere, ma è semplicemente un'analogia, una metafora per raccontarvi il concetto di resilienza. Le piante, gli alberi, quando vengono sollecitate a muoversi dal vento, non è che diventino resilienti, cioè spostandosi tornano alla loro forma originaria, ma quando vengono sollecitate da una parte o dall'altra, come tutti gli organismi viventi, tu compreso, diventano più forti. Un esempio tipico di antifragilità è la nostra fisiologia e in particolare i nostri muscoli. Voi sapete che il nostro corpo è letteralmente pellicciato di muscoli, cioè ha muscoli tutto intorno alle nostre ossa, eccetera, eccetera. Ebbene, come fai a diventare più forte? Pensaci, vai in palestra, fai degli esercizi, solleciti il tuo corpo in certe maniere, anzi se vuoi diventare più forte e ipertrofico devi sollecitarlo fino al fallimento, cioè devi esercitarti così tanto da non riuscire più a fare quegli esercizi, in modo da dare degli stimoli continui ai tuoi muscoli che invece di rompersi e tra virgolette ritornare come erano, ogni volta che si riorganizzano diventano più forti, più grandi. Questo è un esempio tipico di antifragilità, quindi situazioni, oggetti, organizzazioni, persone che dopo aver subito una mazzata, invece di ritornare come erano o ritornare scassati, ritornano più forti di prima. Ho una buona notizia per te e per voi in generale. Noi esseri viventi siamo costitutivamente antifragili. Sì, avete capito bene. Noi esseri viventi, tutti quanti, dalla pianta, dall'albero che ti ho descritto prima, al tuo gatto, al tuo cane, siamo tutti quanti esseri antifragili. Cioè, data la nostra grande complessità, ogni volta che riceviamo un insulto, se questo insulto non è così forte da spezzarci in modo definitivo, quando ci ricostruiamo, quando ritorniamo, recuperiamo le nostre forze, la maggior parte delle volte ritorniamo più forti di prima. Lo so che questa potrebbe sembrarti una barzelletta, ebbene sì, potrebbe esserlo, perché la seguente parolina da aggiungere è dipende. Dipende da cosa? Beh, dipende da quanto forte è stato questo insulto. Dipende da quanti anni hai, dipende se ti prendi il tempo necessario per una riabilitazione. Ma sappiamo per esperienza e anche nella letteratura che in realtà l'essere umano non solo è molto più forte di quanto possa sembrare, ma sembra proprio che tutte le volte che subisce un trauma, anche molto intenso, se ha il tempo e le risorse, riesce a diventare più forte di prima. E questa è una roba che dovremmo tenere tutti quanti a mente. Cioè, ognuno di noi dovrebbe ricordarsi che ogni volta che riceviamo un insulto, una botta, ogni volta che ci mettiamo intenzionalmente sotto pressione, ecco, ciò che accade probabilmente è una crescita. Nota che ho detto intenzionalmente, perché? Perché come sappiamo da il mindset, le teorie di William James, la responsabilità, il locus of control, eccetera eccetera, ne abbiamo parlato tantissime volte su questo canale, se noi facciamo qualcosa intenzionalmente, il fatto che possiamo diventare antifragili e trarre insegnamento è molto più probabile. Cosa significa? Che se tu, ad esempio, esci di casa e ti ritrovi al freddo senza saperlo, ecco, questa cosa qui è uno stress che magari può renderti antifragile allo stesso tempo essendo un piccolo stress. Ma se riesci, quando percepisci il freddo o anche prima di uscire di casa, a dire a te stesso: ok, esco fuori, so che sentirò freddo, ma so anche che posso resistere, ecco, questo semplice cambio di mindset può aiutarti ad aumentare la probabilità di ottenere uno stato antifragile. Quindi la prima cosa da fare, come al solito per il nostro mindset, è tenere a mente questa cosa, essere consapevoli di questa faccenda. Se per caso tu hai appena superato un trauma, un lutto, se per caso sei nel bel mezzo di una tempesta, probabilmente non mi credi o probabilmente starai pensando che io stia esagerando. Ma posso assicurarti che abbiamo della letteratura molto intensa su quello che viene definito non solo disturbo da stress post-traumatico, cioè una situazione patologica che avviene subito dopo che è accaduto un evento stressante o un evento traumatico, ma abbiamo anche il suo opposto, cioè la crescita post-traumatica. Siamo pieni in letteratura di evidenze che ci dicono che dopo un evento anche molto intenso, magari
persone che hanno sfiorato la morte, o addirittura persone che si sono sentite morte, come nei casi di nell'NDE, cioè nel Near Death Experience, nelle esperienze di premorte. Ecco, sappiamo che le persone poi dopo hanno modificato il significato che hanno dato nella loro vita, hanno modificato magari delle cattive abitudini e hanno iniziato a prendersi maggior cura di se stesse. Questa faccenda sembra una barzelletta, ma non è una barzelletta. Ci abbiamo dedicato una puntata, l'episodio 320, dedicato alla crescita post-traumatica. Dunque, il nostro Taleb non ha fatto altro che parlarci di qualcosa che già si conosceva, un concetto che si chiama ormesi, cioè la risposta che un organismo dà in reazione ad uno stressor esterno e che successivamente non ha semplicemente un adattamento, ma ha una specie di super adattamento, direbbero le persone che vanno in palestra. Cosa significa? Che dopo che ho ricevuto uno stressor di un certo tipo, dopo che ho ricevuto un evento che può aver sconquassato la mia vita o aver sconquassato una parte della mia vita, la riorganizzazione successiva sarà maggiormente antifragile, cioè maggiormente in grado di subire determinati colpi. Ora, chiunque di voi conosca il lavoro di Taleb sa che tutto ciò arriva da un'idea ancora più interessante a livello statistico, che è il tema del cigno nero, cioè il fatto che nelle nostre esistenze possono arrivare delle eventualità che non sono assolutamente previste, che tendono a sconquassare la vita delle persone, e noi ne abbiamo vissuta una da poco tempo. È stata la pandemia e alcuni di noi avranno ancora gli strascichi di ciò che è accaduto nella pandemia, altri tra virgolette ci saranno passati più o meno indenni e una percentuale di noi sarà diventata maggiormente antifragile. Facciamo un esempio: quelle persone che magari proprio perché durante la pandemia non riuscivano più a lavorare, non potevano andare a lavorare, hanno aperto un canale YouTube, un canale Instagram e hanno modificato la propria vita lavorativa, migliorandola addirittura. Persone che hanno compreso l'importanza di magari trascorrere maggior tempo in casa con la propria famiglia rispetto all'andare a lavorare, oppure hanno trovato significati differenti. Molte volte le difficoltà della vita non sono qua per spezzarci, come avrebbe detto Nietzsche, ma per renderci più forti. Il concetto di antifragilità è un concetto del genere. Ora, dobbiamo stare attenti a non generalizzare eccessivamente. È chiaro che se ci spezziamo dopo una certa età, se ci rompiamo un femore, diventa un fattore predittivo di morte. Sapete bene, dopo i 70 anni, adesso non ricordo, andate sul canale del mio collega Valerio Rosso per capire meglio questi passaggi, ma è chiaro che fino a un certo punto siamo tutti quanti antifragili. Ma dobbiamo tenere a mente che la maggior parte degli esseri viventi, nella maggior parte delle condizioni, è antifragile, e oggi lo sappiamo ad un livello davvero profondo. Oggi, ad esempio, abbiamo studi sull'esercizio fisico dove abbiamo preso dei sessantenni, dei settantenni, degli ottantenni che non si erano mai allenati prima. Li abbiamo fatti allenare e abbiamo aumentato la massa muscolare, la loro fisiologia, le loro prestazioni, al punto tale che in alcuni di essi il cuore sembra essere ringiovanito di 30 anni, semplicemente facendo un po' di esercizio fisico. Cosa fa l'esercizio fisico? Che cosa fa una buona alimentazione? E in particolare l'esercizio fisico dà degli stressor, dà delle botte al nostro organismo, il quale, riorganizzandosi, diventa più forte. Quindi ho parlato fin troppo di questa faccenda, vediamo 5 piccoli consigli per riuscire a diventare maggiormente antifragili. Il primo l'abbiamo già visto, è la consapevolezza. Dobbiamo sapere che questa antifragilità esiste soprattutto nei momenti negativi, e per farlo dobbiamo imparare ad accettare le situazioni. La capacità di accogliere e accettare le situazioni che accadono richiede consapevolezza, accettazione e fare qualcosa per far fronte a questa cosa. Accettare non significa restare fermi, ma significa: mi rendo conto che in questo momento sono in un momento di difficoltà e, dato che me ne rendo conto, decido magari di restare un po' fermo e poi iniziare lentamente una fase di programmazione, progettazione per diventare più forte, per magari evitare che capiti nel futuro. Secondo, costruiamo ridondanza. Questo è un concetto un po' particolare, Taleb la mette così, dice che tutta la natura è ridondante. Abbiamo due reni, abbiamo due emisferi del cervello. Se un rene non inizia più a funzionare, abbiamo un altro rene che funziona. Cosa significa in termini pratici? Cerchiamo di trovare tante cose che possono aiutarci. Se ad esempio nel lavoro puntiamo tutto su qualcosa, cerchiamo di puntare su più cose. Se ad esempio nelle relazioni abbiamo solo un'amicizia significativa, cerchiamo
cerchiamo di trovare altri amici, che non significa che dobbiamo avere più persone accanto o più lavori, eccetera, eccetera, ma cercare di comprendere che cosa, se arrivasse uno scossone forte, un famoso cigno nero, potrebbe essere spazzato via completamente. Quindi cerchiamo di creare maggiore ridondanza nella nostra vita. Magari oltre a guardare un video del genere per imparare un po' di psicologia, potremmo comprare anche un libro e magari potremmo iscriverci ad un corso e magari potremmo andare a fare un po' di terapia. Tutto questo è ridondanza all'interno di questo contesto, nel contesto della crescita personale. Terzo, costruisci delle strategie bilanciate, quelle che lui chiama strategia barbell. Questa è un po' complessa da spiegare, ma se cerchi online sicuramente trovi da dove deriva e come mai. Riguarda gli investimenti, in particolare lui dichiara di fare una doppia strategia, una strategia conservativa per gli investimenti, quindi cercare di conservare il denaro, tenere le opzioni, tenere le azioni, eccetera, eccetera, e con un'altra percentuale di denaro rischiare grosso, rischiare pesantemente. Cosa significa nella vita di tutti i giorni? Significa che da un lato dobbiamo mantenere una certa sicurezza, come potrebbe essere, non lo so, ad esempio nella nostra crescita personale manteniamo la pratica della meditazione fissa, meditiamo tutti i giorni perché sappiamo che questa cosa funziona, ci sono un sacco di ricerche, sappiamo che ci fa bene, e magari ogni giorno inseriamo qualcosa di molto rischioso, magari andiamo a seguire un corso particolare che non abbiamo mai fatto, tentiamo una tecnica che non abbiamo mai sperimentato, leggiamo un libro che non abbiamo mai letto, anche se ci sembra che in quel momento non faccia parte di quel luogo lì. Perché? Perché dobbiamo mantenere, come per dire, una base di sicurezza e contemporaneamente scommettere forte in altri ambiti. Perché la scommessa forte in altri ambiti ci aiuta a crescere, ci aiuta ad esporci a dei cigni neri che ci renderanno più antifragili. Quarto, concentrarsi sulla robustezza locale e non globale. Per Taleb il concetto di robustezza non è esattamente quello di antifragilità. Un oggetto robusto può rompersi, tra virgolette, quando si ricostituisce non diventa più forte. Comunque, nonostante ciò, lui ovviamente ci dice che la robustezza fa parte della nostra realtà fisica e che può esserci utile cercare di concentrarci su come irrobustirci, diventare più forti. Ebbene, lui dice: cerca di irrobustirti nelle tue competenze, nelle cose che sono intorno a te, nella tua comunità, e non magari irrobustire lo sguardo futuro. Facciamo un esempio: immagina di voler migliorare un aspetto della tua comunicazione e devi scegliere tra imparare l'inglese oppure migliorare il tuo italiano, la tua esposizione. Ebbene, se il mercato nel quale parli, agisci e ti muovi è l'Italia, beh, sarebbe più opportuno migliorare il tuo italiano e poi dare spazio marginale all'inglese, non concentrarti completamente sull'inglese se non hai ancora imparato bene l'italiano. Che significa? Cerchiamo di concentrarci sulle nostre competenze, perché le nostre competenze ci rendono più robusti e anche antifragili, aumentando la complessità interna di noi stessi. Lui fa un esempio bellissimo, ti dice: guarda, c'è una bella differenza tra la lavatrice e il tuo gatto. Dice: la lavatrice sicuramente è robusta, ma il gatto è antifragile. E dice: però più aumenta, tra virgolette, la complessità e più anche le cose non animate potrebbero diventare antifragili. Ad esempio, una grande azienda è più simile a un gatto che a una lavatrice. In che senso? Che ogni scossone che prende l'azienda ha un effetto sistemico su tutta l'azienda che può riorganizzarsi in modo antifragile, esattamente come fa il tuo gatto. Per riuscire a aumentare la robustezza di ogni parte di questa azienda, non possiamo partire dal globale dell'azienda, ma dovremmo partire da ogni singolo reparto, da ogni piccola competenza. Quindi, pensando in piccolo a noi stessi, concentriamoci sulle cose che sappiamo fare e cerchiamo di migliorarle al massimo, perché queste competenze ci rendono più robusti e anche antifragili. Poi dopo andiamo nelle cose, diciamo così, lontane e periferiche. Quinto, ultimo consiglio: impariamo dai fallimenti. È inutile raccontarcela ancora, ma il fallimento è una parte essenziale della vita, del processo di apprendimento. Basta vedere un bambino che continua a cascare, a rimettersi in piedi, a fare le cose. Ecco, imparare ad aprirci ai fallimenti ci aiuta tantissimo. Anzi, fai questo piccolo esercizio. Fai mente locale sui fallimenti che hai ricevuto nel passato e cerca di capire quali di essi ti hanno reso maggiormente
leggermente antifragile e probabilmente scoprirai qualcosa di interessante. Ad esempio che quel fallimento è stato molto consapevole, cioè sei consapevole di quel fallimento, ci hai fatto i conti con quel fallimento, non sei scappato via, non l'hai nascosto la testa sotto la sabbia e probabilmente hai cercato di migliorare proprio in quel settore, magari seguendo inconsapevolmente alcuni dei consigli che ti ho appena raccontato. Bene, so che questo è un concetto vecchio, qualcuno avrà detto, ma ancora parlare di antifragilità? Sì, perché secondo me comprendere questi concetti ci aiuta tantissimo, soprattutto nel percorso di realizzazione personale e di crescita personale, soprattutto in un momento, potremmo dire così, poco chiaro come il momento storico che stiamo vivendo in questi giorni, o meglio, in questi anni. Mentre sto registrando, ho saputo da poco che è appena mancato Daniel Kahneman, che è stato un contributore importante proprio delle teorie di Taleb, e per cui ringraziamo anche il mitico Daniel Kahneman. Bene, cari psinellini, care psinelline, spero che questa puntata vi sia piaciuta. So che ho soltanto scalfito la superficie perché Taleb è un autore controverso, ha scritto tantissime cose. Se volete che approfondisca uno o più di questi concetti, lasciate un commento qua sotto e fatemi sapere. Ovviamente cliccate su mi piace, iscrivetevi al canale, aiutateci a sostenere questo canale e la sua divulgazione. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao, io e Eric Dufer abbiamo creato la masterclass Pillole di Psicostoicismo. Se vuoi migliorare la tua vita, uno psicologo ed un filosofo hanno creato dell'ottimo contenuto per te. E se vuoi guardarla gratuitamente, puoi cliccare il link qui in basso.